Emiliano Mondonico era un puro di cuore, di idee, di militanza, di sostanza, di fede nello sport, ma anche nelle persone. Erano le persone al centro del suo progetto, di allenatore, di amico, di conoscente del calcio, di commentatore televisivo, e sapeva sempre tenere il tono giusto, il modo giusto per arrivare al nocciolo della questione. Ma prima di tutto questo è stato l'erede di Meroni in campo, il ragazzo a cui toccò indossare la maglia del Toro dopo la morte di questa leggenda granata. E granata, il mondo, come lo chiamavamo tutti, è rimasto sempre. Era un po' un marchio quasi dell'anima, al di là della retorica, il modo di incarnare dei valori popolari, sanguigni, estroversi, fuori dalle righe. Tutto questo lui lo ha vissuto in campo, lo ha vissuto anche come allenatore, molto diverso rispetto a quel mezzo scavezzacollo che era sul terreno di gioco. E come allenatore è stato invece molto, molto rigoroso, ma mai dogmatico, non era un illuso della lavagna o dello schema, sapeva che sempre tutto comincia e finisce dagli uomini, dalle persone, dal talento individuale dei giocatori, ed è quel talento che ha sommato e moltiplicato per 11, anzi per 16, per 18, per 20, per tutti i componenti della rosa, ma poi anche della società, dei club e dei giornalisti e forse anche dei tifosi che lo hanno amato moltissimo. Ecco, tutta questa moltiplicazione alla fine avrebbe prodotto quello che lui è riuscito a combinare nel suo mestiere, cioè squadre molto forti, la sua Atalanta, il suo Toro, non soltanto, ma soprattutto nuclei umani forti, legami, affetto, fiducia in uno sport che non è soltanto vetrina, non è soltanto polemica, non è soltanto mercato, ma è sostanza delle cose. Ecco, Mondonico era un puro per questo, era un raro in questo mondo, ed è riuscito a vivere tutto questo con la sua campagna, con i suoi salami affettati, con la sua grande amicizia, dentro e durante il calcio, che non lo ha mai soffocato del tutto, non lo ha cambiato. Gli abbiamo voluto molto bene, è un giorno molto doloroso per tutti noi.